Allora, grazie, buongiorno a tutti. Io sono Gianni Trovati da Sole 24 Ore, non sono il diavolo del nido, così come dire, ma mi prendo carico volentieri di tutte le citazioni negative sulla categoria, larga parte delle quali condivido. Non c'è nessun problema. Ringrazio l'onorevole Di Maio per essere qui con noi, ringrazio il presidente Perotti per avermi fatto rifare una scaletta che io avevo in mente. Adesso la scaletta prevede 74 punti e ci terrà qui lungo, quindi annullate l'impegno del pomeriggio della sera. No, sto scherzando, ma con l'aiuto dell'onorevole Di Maio cerchiamo di affrontare, diciamo, i principali. In sintesi, io parto proprio da una frase dell'intervento del Presidente Perotti: il ruolo delle imprese, dei servizi pubblici locali è anche quello di determinare, di influire profondamente sulla qualità della vita dei cittadini. A questo proposito, però, il panorama italiano mostra una qualità della vita dei cittadini profondamente diseguale al proprio interno, proprio per le modalità eguali con cui sono gestiti i servizi pubblici. Prendiamo l'esempio dei rifiuti perché è più evidente. Ci sono città, aree del paese in cui è la regola una raccolta differenziata molto spinta, l'economia circolare, eccetera, eccetera. Ci sono città e aree del paese in cui la regola è l'emergenza dei rifiuti, nello stesso paese. Il corollario, e chiudo, è che spesso i cittadini che vivono dove la regola è l'emergenza pagano tariffe locali dei rifiuti più alte rispetto a quelle pagate come invece la regola dell'economia circolare, perché c'è anche una sorta di dividendo dell'efficienza. Imprese più efficienti danno un servizio migliore a costi minori. Cercare di ridurre questa forma, ci hanno tentato tanti, almeno tutti i governi, a livello di obiettivi dichiarati, non ci siamo ancora riusciti. Secondo lei, onorevole, qual è il ruolo del governo o di un governo nella regolazione di un settore che spinga a ridurre questa forbice? Perché non è solo un problema, come dire, di grave fastidio ambientale e di grave fastidio economico a pagare una tariffa più alta per non avere un servizio, ma è anche un problema di diritti dei cittadini. Che cosa può fare la politica? Prego. Prima di tutto, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, grazie per l'intervento che ho fatto perché questo mi consente anche di chiarire un po' quali sono le varie posizioni della forza politica che rappresento e che si cambia di governare questo paese. Il punto che poneva prima l'intervistatore è fondamentale, nel senso che se noi partiamo dal presupposto che con i proventi della tariffa dei rifiuti finanziamo il servizio dei rifiuti, allora necessariamente stiamo responsabilizzando il decisore pubblico, quando gestisce quel servizio, ad agganciare il livello di tariffa e quindi il livello di servizi in un contesto comunale, regionale o provinciale. Io sono assolutamente d'accordo con l'idea che questi processi vadano industrializzati e non possiamo gestire in maniera frammentata su tutto il territorio nazionale questi servizi. Prendiamo l'esempio della Sicilia, che ci diceva prima il Presidente, 12% di raccolta differenziata, la maggior parte finisce in discarica, la differenziata non si smuove da quel livello e allo stesso tempo queste discariche sono continuamente aperte in deroga o in alcuni momenti vengono chiuse per questioni legate anche alle norme sanitarie e scoppia la crisi dei rifiuti, quindi qualità della vita che si abbassa per il cittadino e percezione del servizio pessimo. Ora la domanda che faccio io è mai possibile che ci sono così sensibilità così differenti da regione a regione che portano degli spread? Io ieri sono stato nella provincia di Treviso che va al 90% di differenziata rispetto al 12% di differenziata siciliana. No. Io me ne sono fatto un'idea in questi anni, il vero tema è che dove c'è un business si bloccano i processi virtuosi, ma non business nel senso positivo del termine. Io non sono né affezionato al vecchio socialismo municipale, né affezionato all'idea che tutto debba essere pubblico, ma se un servizio come quello dei rifiuti
non decolla in alcune regioni e anche perché c'è l'interesse a continuare a speculare su un modello distorto, che nel caso per esempio di regioni come la mia o altre regioni italiane, io sono campano, è anche il business delle discariche. Mi fa piacere sentire che l'idea è quella di andare a discariche zero in questo paese, perché il meccanismo di profitto distorto che si è creato intorno alle discariche ha bloccato i processi virtuosi. Come si fa? Io non demonizzo le utility, però partiamo da un presupposto. Prima di tutto riduciamo il numero di micropartecipate che stanno gestendo tutti questi servizi, perché molto spesso la tariffa dei rifiuti sale perché dobbiamo finanziare non una partecipata, ma un carrozzone. Cominciamo a riprendere in mano, lei diceva tutti i governi ci hanno provato, tutti i commissari alla spending review ci hanno provato, poi che fine abbiano fatto i commissari alla spending review lo sappiamo benissimo, si preferiva mandare a casa il commissario piuttosto che adottare il piano. Quindi da parte nostra l'idea non di parlare delle 1200 ma di tutti i sistemi di partecipate che ci sono in Italia, la nostra idea è adottare per esempio il piano Cottarelli sulla riduzione delle partecipate, soprattutto tutte quelle che sono state create con fini che non erano quelli nobili di gestire un servizio, e iniziamo da lì, efficientiamo il modello di gestione, vedremo che magari si abbasserà anche la tariffa, ma soprattutto daremo un sistema efficiente. La questione della termovalorizzazione, credo si chiamasse Contarina, il consorzio che gestisce in provincia di Treviso i rifiuti. Ieri mi hanno fatto vedere la prima tecnologia installata al mondo, è installata lì, che smaltisce i pannolini, che era uno dei grandi problemi della gestione dei rifiuti, non solo il pannolino, ma tutto quello che è assorbente nel campo, in quel settore lì. Loro arrivano a ricavare al 100% la cellulosa che serve per ricreare delle plastiche e li mettono in circuito quel settore, fino a qualche anno quel materiale, fino a qualche anno fa questo era impensabile. Allora, io in questi anni ho imparato una cosa, per esempio, che quando si è decisori pubblici e ci si fissa degli obiettivi politici, tutto si può fare a patto che si programmi. Noi non stiamo dicendo andiamo al governo e dal giorno dopo spegniamo tutto quello che non ci piace, ma siamo sicuri che molto spesso proprio l'esistenza di tecnologie obsolete o addirittura di discariche non stia bloccando lo sviluppo di nuove tecnologie. E non parlo delle utility, io parlo del decisore pubblico che a volte è rimasto schiavo della sua stessa creazione, per esempio con gli inceneritori. Cioè l'idea di continuare a tenerli in piedi ha bloccato molto spesso lo sviluppo di nuove tecnologie per sostituirli. E questo vale anche sull'energia. Il nostro programma energetico nazionale, poi concludo, ha un obiettivo al 2050. Nel 2045 noi individuiamo l'uscita dalle fossili e intanto gestiamo la transizione verso le rinnovabili con il gas. Quindi non abbiamo detto domani mattina diventiamo rinnovabili al 100%, abbiamo detto il nostro piano che mettiamo in piedi è un piano che ci sopravvive politicamente, lo spero, nel senso che l'obiettivo è sempre quello di assicurare alternanza nella politica, ci sopravvive ma avvia un processo. E questo vale anche per la gestione delle utility attuali. Io vedo la governance di Acer, in cui in prima fila il presidente Lanzarone ha detto a Roma, noi siamo particolarmente orgogliosi di questa governance, perché anche lì è una società che gestisce anche la nostra acqua, è una società che ha fatto un piano industriale che con questa governance ha portato al record di valore in borsa delle azioni, è una società con cui abbiamo fatto anche un discorso di lungo periodo, nel senso nel 2030 scade la concessione sull'acqua e Acea Auto2 deciderà in quel caso di avviare i processi che vanno verso il nostro obiettivo di programma, che è una gestione pubblica dell'acqua. Ma non siamo stati responsabili nel prendere un utility, mandarci una governance lì e dire da domani mattina te ne freghi di tutto e cominci a gestire in barba agli azionisti, in barba al valore d'azienda, in barba agli investimenti. Però abbiamo sempre detto, e lo sta facendo, l'ha detto anche lei, che la maggior parte dei proventi di un'azienda che gestisce il servizio idrico deve ritornare nell'investimento sulle infrastrutture. In 3 anni 1,6 miliardi di euro, se non sbaglio, di investimenti, e anche su questo
gli investimenti non devono venire solo dalle società che gestiscono la rete idrica e l'acqua dei cittadini. Bene, però tutto quello che si può reinvestire nella manutenzione delle condotture idriche si deve cominciare a fare. Però mi faccia, proprio su questo punto della programmazione che è essenziale, mi faccia fare una piccola provocazione, se no sembra che siete tutti d'accordo e non è divertente il dibattito. Lei diceva, programmazione, piano energetico nazionale 2045-2050, benissimo, la programmazione è essenziale, però bisogna arrivarci per tappe progressive. Siamo a Roma, Roma ha storicamente un problema di gestione quotidiana, proprio oggi, domani mattina, dei rifiuti che non dipende o dipende in minima parte dalle cose che piacciono alla stampa, così la dico come Galotti, cioè l'inefficienza di questo o quel punto di Ama, i lavoratori che di assenteismo di quel giorno lì o quant'altro, dipende da un nodo strutturale. Il ciclo dei rifiuti a Roma non si chiude perché non ci sono gli impianti e quindi c'è un costo, c'è un problema di gestione della raccolta. Spesso la raccolta non viene fatta completamente perché una volta raccolta non si sa quel giorno lì dove portare i rifiuti perché c'è un'emergenza sugli impianti. E c'è il costo dell'export dei rifiuti con anche i problemi politici con le regioni vicine, eccetera. Per arrivare a questo 2050 in cui la tecnologia appunto ci avrà aiutato a superare questi problemi, non è il caso di, come dire, soprattutto nelle città o nelle aree più emergenziali, a ripensare alcuni no agli impianti attuali, cioè anche se non è quello che ci piace al massimo, però forse ci serve per la transizione verso un futuro diverso, oppure, come dire, se io faccio un la dico semplice, se io faccio un termovalorizzatore vicino a Roma è una sconfitta, un passo indietro. Il tema principale è che qui mancano gli impianti base, stiamo parlando della priorità degli inceneritori. Qui il vero tema, ritorno al discorso che facevo prima, è che la progettazione degli impianti della città di Roma, di proprietà delle società che gestiscono i rifiuti, non è mai stata avviata seriamente perché c'era qualcun altro che in emergenza ci lucrava sullo smaltimento dei rifiuti romani. Adesso abbiamo avviato due impianti, la progettazione di due impianti, ci sono già una serie di inceneritori che ricevono i rifiuti romani, come ben sa, ma nel piano per esempio industriale di Acerra, il nuovo piano industriale, non c'è l'idea di costruirne degli altri, perché sappiamo benissimo che l'obiettivo è ridurre la quantità di rifiuti da mandare lì, allo stesso tempo a monte cambiare le tecnologie di produzione dei materiali, ma in un'ottica di programmazione. Noi adesso abbiamo 5 anni, abbiamo avuto il mandato per 5 anni. In questi 5 anni, per esempio, in alcuni quartieri di Roma partiranno degli impianti di trattamento dei rifiuti che si sostituiranno ad una vecchia gestione, che era quella, inutile fare nomi, che abbiamo già visto a che cosa ha portato. Abbiamo ricevuto i complimenti anche dell'ANAC su questo, della gestione anche della transizione, perché i vecchi impianti sono ancora in funzione, quelli per intenderci legati a Cerroni, ma l'obiettivo è uscire fuori da quella gestione e averne di nostri. Così da non poter essere neanche ricattati molto spesso nella gestione del servizio dei rifiuti su un territorio. Però quando io parlavo di programmazione mi riferivo proprio a questo, non è che siamo arrivati qui e abbiamo detto da domani scompaiono tutti i rifiuti, e vi assicuro, nel nostro programma di governo ci sono due cose chiare. Una è la programmazione a medio e lungo termine, e due sono le coperture economiche di tutto quello che vogliamo sostenere. Il nostro probabilmente sarà l'unico programma elettorale coperto economicamente, perché da anni, giustamente, voi giornalisti ci chiedete dove prendete i soldi. Peccato che poi quando quell'altro promette 1.000 euro di pensione a tutti quanti, nessuno glielo vada mai a chiedere dove prende i soldi. E quasi nessuno, oggi sono sotto attacco, diciamo, da tutti. Quasi nessuno. Allora, è ovvio che c'è un business dell'emergenza. Quando si tratta di fare delle scelte, c'è sempre qualcuno da accontentare e qualcuno da scontentare.
Un altro tema, un altro business, è quello che citava Calotti sempre, degli incentivi alla produzione di beni che siano, diciamo così, anche ecologicamente sostenibili. Io penso che nessuno di noi quotidianamente abbia fatto una scelta di consumo sulla base di un pensiero su come si smaltisce il bene che noi andiamo a consumare. Cioè io non compro questo prodotto ma compro quello perché è più smaltibile. In verità queste scelte di consumo avrebbero un meccanismo per incentivarle. Esiste anche in Italia una, diciamo così, piccola tassa che i produttori di beni devono pagare per, teoricamente, pagare i costi del consumo, del packaging e di tutto quello che è stato prodotto. Il problema è che è talmente piccola questa tassa che neanche si vede, quindi non incide sul prezzo e quindi nessuno sceglie il bene, nessuno ha una convenienza economica a scegliere un bene che sia più sostenibile anche dal punto di vista dello smaltimento. Lei pensa che si possa agire su questa leva, cioè si possano mettere incentivi e disincentivi economici forti per come dire, indirizzare le scelte di investimento? Questo può piacere ad alcuni ma può spiacere profondamente ad altri, per esempio ai produttori. Beh, sicuramente noi siamo in una fase in cui non dobbiamo aspettare, spero di non essere stato preteso, non dobbiamo aspettare il 2050 per trovare le tecnologie per uscire dalle energie fossili, cioè per cui abbiamo tutte le tecnologie oggi che ci consentono di avviare un processo di transizione energetico, ma anche tutto un processo che riguarda i materiali. Tante altre tecnologie arriveranno, perché come si diceva prima, corre alla velocità della luce in questo mondo. Però penso che questo sia il momento giusto per cominciare a capire quale sia l'impronta anche ecologica di un determinato materiale, qual è l'impatto ambientale di un determinato materiale. La fiscalità è uno strumento sicuramente, però senza shock. Cioè noi dobbiamo stimolare da una parte il consumatore a consumare materiali, ad utilizzare materiali differenti, ad acquistare prodotti con materiali sostenibili. Dall'altro dobbiamo favorire la riconversione dei produttori, la riconversione di tante aziende che in questo momento non è che si devono riconvertire per delle sensibilità ambientali nostre. Secondo me si devono riconvertire perché siamo in un momento in cui il mercato sta andando verso la sostenibilità. È un momento, secondo me, molto particolare ed incoraggiante, perché anche il mercato sta andando nella direzione degli investimenti legati alla sostenibilità e all'economia circolare, perché giustamente ci sta trovando un'occasione anche di business per creare nuovo valore. Quindi volente o nolente noi ci ritroveremo nei prossimi 10 anni sicuramente a dover affrontare il problema della trasformazione e riconversione di alcune aziende di produzione di materiali e sul ciclo dei rifiuti ad abbattere quasi del tutto l'utilizzo di materiali che oggi non sono assolutamente riutilizzabili. Come si fa? Si fa con fiscalità di vantaggio per determinati prodotti e allo stesso tempo con quella che oggi per esempio si chiama Industria 4.0. Industria 4.0 è un'idea che tende a stimolare la robotizzazione delle nostre aziende, poi è diventata anche Impresa 4.0, secondo me dovrebbe diventare anche Professionisti 4.0, perché c'è tutto un mondo della digitalizzazione, il mondo dei professionisti. Quel settore lì però secondo me non sta tenendo conto di dove sta andando il mondo. Noi rischiamo di robotizzare una serie di processi industriali che sono già obsoleti. Noi abbiamo commissionato uno studio 3 anni fa ai principali esperti di lavoro in Italia che non sapevano di lavorare per noi col metodo Delphi e gli abbiamo chiesto nel 2025 quali saranno le professioni esistenti e le professioni che spariranno, e è uscito fuori qualcosa di molto interessante. Nel 2025 il 60% dei lavori esistenti si trasformerà, una parte sparirà, il 50% sarà legato al mondo dell'industria creativa, che è la prima industria italiana in questo momento dal punto di vista dell'attrazione degli investimenti, può essere nel 2025 la prima industria per l'attrazione degli investimenti in Europa, e non è che ha dentro i fricchettoni, il figlio creativo a volte sembra quello è il problema della famiglia. Lì dentro c'è l'industria del turismo, l'industria dei beni culturali, delle nuove tecnologie, delle smart city, delle smart, quella che noi chiamiamo smart nation, ma lì dentro c'è anche tutto il mondo delle tecnologie applicate alla mobilità e in generale ai servizi al cittadino.
Prima si parlava dei cassonetti di Milano, con il chip, con i sensori, l'internet delle cose legate ai sensori è una realtà. Qui per esempio ci sono quartieri di questa città che hanno avviato la sperimentazione dei sacchetti con chip dentro, ma andremo anche oltre. Sono stato nella zona del Prosecco, che prima citava ieri, e lì ormai monitorano già molti produttori i propri vitigni con i sensori, come tutti i consorzi Gran Padano oggi non devono avere più gli esperti che vedono le forme, verificano le forme una alla volta, cioè il sensore con l'internet delle cose verificano l'umidità, i livelli di essiccazione del formaggio. Quindi abbiamo di fronte tutto questo mondo tecnologico, però mi fa piacere che lei prima abbia citato le buone pratiche di tutte le utility italiane. Il dovere nostro però adesso, come decisori pubblici, è stimolare tutti coloro che gestiscono i servizi a prendere queste buone pratiche e a metterle in atto in tutte le realtà. Perché lei mi diceva prima, a volte non sapevamo neanche che esistessero queste buone pratiche, ed è questo il problema oggi. Non c'è una regia nella gestione dei servizi pubblici. Regia non significa poi ingerire nelle scelte che voi fate industriali, ma regia significa dirsi qual è la mission di questo paese da qui a 20 anni nella gestione dei servizi al cittadino e cominciare a remare tutti quanti insieme in quella direzione e non lasciare che le differenze della gestione dei servizi si acquisiscano come sta succedendo in diverse regioni italiane. Voi per la struttura del titolo quinto della Costituzione, voi anche perché le speculazioni hanno bloccato dei processi, come dicevo all'inizio. Ecco, ma questo ruolo di stimolo e di incentivo che lei attribuisce alla politica nazionale, mi immagino anche poi, come dire, al ruolo dei decisori politici anche a livello locale, si esercita meglio, secondo lei, se l'azienda di servizi, se l'utility è pubblica o privata? Cioè, lui diceva, noi in Italia abbiamo vissuto diverse mode, c'è stata prima una fase della moda dell'azienda pubblica, cioè di aziendalizzare, come si diceva con termine orribile, pezzi di pubblica amministrazione. Poi a un certo punto ci si è svegliati, si è scoperto che l'azienda pubblica era il demonio citato prima. Adesso, visto che abbiamo visto che sia la moda 1 sia la moda 2, abbastanza poi sterili su un piano pratico, Valori diceva prima della neutralità dell'assetto proprietario, cioè dateci regole politica industriale, poi chi corre corre, sia esso pubblico sia esso privato. Lei come la vede? Meglio il pubblico o meglio il privato? Secondo me non esiste una religione in questo settore, esistono dei beni comuni, secondo me è ancora più l'idea se vediamo anche la spiegazione per esteso, bene necessario alla sopravvivenza dell'individuo. Per me questa è l'acqua. E in quel caso il nostro obiettivo di programma e anche il nostro obiettivo legato alla promozione del referendum era fare in modo che i profitti non entrassero, nella gestione idrica delle nostre città. Profitti privati, profitti che non fossero strettamente legati a investimenti nelle infrastrutture. Cioè, mi spiego meglio, per quello che mi riguarda la gestione dell'acqua deve essere portata avanti da una società a proprietà pubblica. Questa società deve avere come unico interesse garantire un efficiente servizio al fine anche di abbassare la tariffa. Però il tema principale è fornire il servizio, anche perché noi abbiamo sempre detto ci sono dei livelli da garantire essenziali di acqua alle famiglie, ma non dobbiamo neanche sfociare nell'altra idea che si possa sprecare acqua. Quindi la gestione di una tariffa attenta è anche una tariffa che permette di utilizzare le famiglie una quantità di acqua e però punisce anche gli sprechi. Detto questo però, ciò non significa che tutti i servizi debbano essere gestiti per me da una società pubblica. I beni comuni sono soggetti a questa idea, ma per il resto il mercato nella gestione di altri servizi può portare anche dei vantaggi. Quindi ci possono essere benissimo legali, ci possono essere benissimo i soggetti privati che entrano in alcune gestioni di servizi. L'importante è che però ci chiariamo sul tema dell'acqua come sul tema di altri beni comuni del nostro paese. Che cosa significa? Che dall'oggi al domani facciamo la legge e imponiamo a tutti i privati di uscire dalla gestione dei servizi pubblici? Come sempre,
piani di programmazione che consenta a scadenza delle concessioni di assicurare d'ora in poi la gestione pubblica di quel servizio. Ci riusciremo? Non lo so. Poi io credo però che si debba iniziare, perché in questi anni non si è mai iniziato questo percorso, si è sempre utilizzato qualche scusa per giustificare lo status quo, e non mi riferisco al vostro mondo, mi riferisco sempre al decisore pubblico, che in questi casi ha sempre trovato una scusa per dire non si può fare. Ecco, proprio sull'ARPA, la mia opinione personale, che non conta nulla, ma almeno così fa dibattito, è che il referendum sull'acqua pubblica non abbia fatto benissimo alla programmazione e agli investimenti, ma questa è una mia opinione personale. Io lo sostengo, quindi abbiamo idee diverse. Io appunto, lo so. Il punto è, 10 milioni di persone, dicevamo, che non hanno la connessione con il sistema della depurazione, il solito 30-35% di perdite idriche all'anno per il deficit infrastrutturale del nostro paese, un fabbisogno di investimenti che è intorno ai 5 miliardi all'anno, mi pare l'ultimo studio di utilità mi dica, e di fronte a questo fabbisogno da 5 miliardi all'anno noi viaggiamo circa un quarto del fabbisogno e abbiamo vissuto una piccola crescita degli investimenti negli ultimi anni proprio perché l'autorità di regolazione ha fatto un sistema di tariffa che di fatto permette di finanziare almeno un pezzo di questi investimenti con la tariffa, con le critiche dei comitati referendari sul punto. Allora, gli investimenti di cui c'è bisogno, chi li finanzia? La fiscalità generale, no? Il bilancio pubblico, diciamo così, non ha in questo momento i soldi, o comunque anche se li avesse sarebbero soldi nostri, perché il bilancio pubblico non è di nessuno, ma è dei cittadini. Sulle tariffe abbiamo una capacità limitata. Il tema è grande sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista economico, perché fare più investimenti vuol dire far lavorare di più le persone, ma chi li finanzia? Questa secondo me è una domanda che si deve porre lo Stato e non le utility. In che senso? Noi adesso abbiamo di fronte la grande sfida, se avrebbero in parte, leggetemi se sbaglio, almeno 5-6 miliardi di euro di investimenti nella rete idrica per cominciare a rimetterla a posto. Parliamo ovviamente anche degli impianti di depurazione, che sono un altro grande tema. Però posso dire una cosa, io cittadino italiano che mi vedo mettere nella bolletta e quindi in tariffa un'ulteriore spesa per rimettere a posto gli impianti idrici o per creare i depuratori, dopo che per anni sono arrivati fondi europei per la depurazione, soprattutto nelle regioni del sud, e non si sono utilizzati, dopo che si dovevano fare degli investimenti nelle reti idriche, erano anche accostati al bilancio e venivano distratti in alcuni casi per degli sprechi interni anche alle utility. Io penso che l'unica cosa che otterremo è ancora di più un cittadino che sta contro la società che gestisce i suoi servizi. Dove si trovano i soldi? Noi abbiamo individuato nel nostro programma 9 miliardi di euro di opere che in questo paese si sono pianificate, ma non sono utili dal punto di vista infrastrutturale. 9 miliardi di euro di opere che sono o doppione o sono state progettate 20 anni fa e la mobilità è cambiata del tutto. Allo stesso tempo il Centro Studi Confindustria Nonio dice che ci sono 50 miliardi di euro da recuperare nel bilancio dello Stato attraverso la spending review e la riorganizzazione anche delle funzioni della pubblica amministrazione. È mai possibile che ogni volta che stiamo cercando soldi per fare gli investimenti dobbiamo andare sempre a tassare ulteriormente il cittadino? Perché tu dicevi giustamente, i soldi sono già i nostri, quelli del bilancio pubblico, e infatti li stiamo già pagando con le tasse dello Stato. Secondo me in questi anni è mancata la volontà di reperire risorse per questi investimenti, anche perché non sono investimenti che permettono alla politica di tagliare i nastri, perché non sono investimenti visibili, ma sono investimenti che sulla lunga distanza fanno percepire una qualità del servizio completamente differente. Quindi io sono dell'idea che su questo dobbiamo avviare un grande piano di investimenti. E dico anche un'altra cosa, secondo me è finita anche l'epoca in cui dobbiamo sempre andare a cercare i soldi solo dalla spending review o solo dalla riorganizzazione degli investimenti.
Questa è un'Unione Europea in cui Spagna e Francia sistematicamente sforano il 3% e fanno investimenti nel posto del lavoro, nelle infrastrutture e nelle azioni ad alto moltiplicatore. Voi direte, ma noi non abbiamo il debito pubblico, noi abbiamo un debito pubblico più alto di quei paesi lì. È vero, però restando al 3% questo debito pubblico continua a segnare le cose. Quindi cambiamo la ricetta e cominciamo anche a parlare di investimenti in deficit lì dove servono per garantire un servizio essenziale. E infine sulle tariffe. Io posso solo immaginare che cosa possa succedere a voi quando si tratta di avere a che fare con la normativa che riguarda questo settore. E su questo noi abbiamo grandi responsabilità come Parlamento. Il Parlamento insieme al governo quando ha l'azione legislativa produce una nuova legge ogni 2 giorni e mezzo. Questa è stata la media di questa legislatura, che si somma alle normative europee e alla legislazione regionale. Ogni mezza giornata sulla testa di un cittadino italiano piomba una nuova normativa. La sfida del futuro non è fare nuove leggi. Noi qui abbiamo parlato principalmente di soldi. Abbiamo parlato di trasferire poste di bilancio da una parte all'altra, di spostare poste di bilancio nel bilancio dello Stato o di fare investimenti o di attingere da risorse fresche in deficit. La sfida del futuro è che le leggi, che i partiti e le forze politiche inizino a fare programmi con l'elenco delle leggi da abolire, non le leggi nuove da fare. Noi presenteremo un programma di 400 leggi da abolire che stanno creando non solo problemi di adempimenti ai privati, ma anche i comuni e le società a partecipazione pubblica hanno una serie di adempimenti, che tu sia un comune di 1.000 abitanti o un comune da 1.000.000 di abitanti devi fare gli stessi adempimenti. E questo sta bloccando tutto. Io sono entrato in Parlamento, lo dico molto per te, convinto che per ogni problema di questo paese servisse una legge. Ne esco fuori con la convinzione che il problema di questo paese era proprio che si volesse fare una legge anche per dire come devi mettere la saponetta nel bagno della tua azienda, altrimenti rischi una multa. Quindi personalmente mi sento dire che saremo impegnati sull'opera di semplificazione normativa di cui lei parlava, soprattutto nella stesura dei testi. La Francia sta facendo 100 codici per riorganizzare la normativa esistente, anche noi ci impegniamo a fare un programma di 40 codici per riorganizzare la normativa esistente, quindi la 18ª legislatura spero sia una legislatura che si metta a lavorare per riorganizzare prima di tutto l'esistente, esposti con la legge di bilancio, perché è quella la legge con cui si fanno queste cose, i soldi delle tasse dei cittadini verso gli investimenti produttivi. Grazie. Proprio su questo, dica l'ultima cosa al volo perché poi so che ci sono gli impegni. Tra le leggi che togliamo ci sono anche i vincoli, lo diceva Valotti, che trattano le aziende, siccome sono pubbliche come delle PA, cioè dovremo spendere per questa voce di spesa più del 8% di quella, perché se Valotti no, perché è votato, non a lui ma a 2A, però anche grandi imprese non quotate hanno per esempio sul personale vincoli pensati per le PA, per cui se il Valotti di turno ha bisogno di uno molto bravo, però per moralismo da spending review gli deve dare 2.000 euro al mese, perché se ne dà 2.050 sfora l'articolo 3,24 bis eccetera eccetera, il bravo va da un'altra parte e Valotti non lo prende. Leviamo anche questa roba qua. Io sono dell'idea che soprattutto nella società a partecipazione pubblica ci debba essere per coloro che non si comportano correttamente nello svolgimento del proprio lavoro la possibilità di mandarli a casa. Lo abbiamo fatto in questa città con la Parentopoli di Alemanno in ATAC e dobbiamo cominciare comunque, continuare a dire che quando non c'è merito le persone non possono avere una posizione di rendita. Detto questo però, io voglio anche dire una cosa, le società di diritto privato a partecipazione pubblica sono state anche la grande occasione della politica per anni di poter avere tutti i vantaggi senza le responsabilità. Ora non vale per quelle che ho presenti che hanno dei processi industriali, e per carità, però stiamo parlando anche delle altre 6.000 che sono micro, che sono sul territorio, che molto spesso, come io le definisco, sono diventate dei capozzoni politici. Perché a un certo punto si è sentita l'esigenza di applicare la disciplina pubblicistica a queste società? Perché erano diventate delle società in cui si entrava e si usciva non per merito, ma per agganci politici e influenze politiche. Allora, il piano di riorganizzazione delle partecipate per passare ad un numero molto più
basso, che è quello per esempio di Contarelli, lo faremo nostro. Daremo gli strumenti a chi porta avanti queste partecipate di mettere fuori i fannulloni o quelli che si comportano in maniera sbagliata, ma allo stesso tempo chiederemo che quando ci sono degli strumenti di controllo si utilizzino. Io non sono di quelli che pensa che si debbano fare 100.000 adempimenti, però ci debbano essere degli strumenti di controllo efficaci, e oggi invece ne abbiamo gli adempimenti da una parte che sono tanti e dall'altra i controlli che non sono efficaci, e c'è un cortocircuito sia nell'impresa privata che non ha niente a che fare con i servizi pubblici, e sia nell'impresa che gestisce i servizi pubblici. Bene, grazie. Grazie mille. La foto insieme non è mai un'idea di